sì, mi togliete davanti ai scalini. Oh, ma non c'è neanche un posto dove ci sediamo. Non lo so, andiamo nel parco. Ai ai, queste tacche che mi stanno stretti. Certo che per te è stata difficile passare lì in mezzo alla gente. Sì, ho schiacciato due bambini. Ah, poi oggi c'ho anche la mia cosa. Te le tengo io? No, no. Sono pesante. No, mi sei sporcato il vestito. Mamma ma dov'è Franco? Se n'è andato il nostro nipotino. Oh, io vi devo chiedere scusa. Franco! Frank! Senti, para. Vi devo chiedere scusa perché non ho fatto in tempo a fare i peli. Mio marito ha finito la benzina nel decespugliatore. Io invece l'ho fatta. Ah, che schifo, coprito, eh. Io ho i peli. Io metto le calzine. Che cos'è? La strada all'ingresso del cimitero? Fiorellino. Ti volevamo fare complimenti per queste scarpe. Le vendono anche nei negozi normali o in quelli dove hanno una gamba più corta? Mi sembrano quelle là. Le ho comprate su eBay. Sì. Mi hanno dato il pacco. Cosa c'era scritto? Aiuto per... Ciao ragazze! Ciao! Mamma mia, meno male che stasera non c'è caldo. No! Meno male. Ho perso 2 chili già. Senti, come sei venuta fin qui? Guarda, sono arrivata in bicicletta. E com'è stato? Bellissimo. Ho fatto tardi perché a un certo punto ho perso la sella e ho fatto il giro più lungo. Me la prendi la bicicletta? Ma così no, buco no. Non ci arrivi nella bicicletta, su. Tu come sei venuta invece? Io sono venuta col trenino del TAC. Pensa che uno mi ha anche fatto la mano morta un vecchietto. Beata te. Ma no, ma che hai capito? Guarda, me l'ha fatta precisa. Ti ho messo anche le unghie, vedi che bravo. Io sono venuto con l'ape, con mio marito. Prima avevo la biga, poi però. Abbiamo comprato l'ape cross. Allora lui va davanti perché pesa 160 kg e neanche riesce a chiudere sportelli. Io vado a cassone così l'ape cammina e ben nato. Senti, ma come mai sei vestita così in tiro? Cosa ti è successo? Perché sono andata a fare un provino. Un provino? Per fare la velina. La velina. Sono entrata ma non avevo questo, ne avevo uno tutto rosso. Sono entrata, mi guardano e mi fanno: signora, il gabibbo l'abbiamo già trovato. Tutto crepa, cioè, cretino! E allora mi sono cambiata, sono andato dentro e mi hanno fatto le proposte indecenti, quegli schifosi. Ma sono entrata e mi fanno: signora, mi dia il curriculum. Oh, mamma. In che senso? Ho detto: non ce la do, mi dia il curriculum. No, no! Tu matta io! Mi dia il curriculum, no! Mi dia il curriculum, no! E allora mi dia il buco. Oh, mamma, che schifo! Non te lo do, va bene, piantala! Mi dia il buco, no! Mi dia il buco, no! Poi alla fine salta in piedi e mi fa: ma signora, lei ce l'ha il buco? Gli ho detto: certo che ce l'ho, e dove? Nel curriculum, io ho detto. Ignorante! Poncione! Che schifo! Che schifo ti metti qua! Cosa c'hai nella mano che ti stai sventolando? Questa qua? Questa qua è una lettera della mia privacy, non ve la della tua? Privacy, una che cosa... sarebbe la privacy? Una cosa tutta mia, perché ho scritto una lettera a Cicciolo. La privacy, ignoranta! Aspetta, a chi ha scritto la lettera? A Cicciolo. E chi è Cicciolo? Il Cicciolo, quello lì che cura il Cicciolo. Sessuologo, animale di campagna. Quello che è. Perché sapete ragazzi, ho dei problemi con mio marito. Mi è diventato un maniaco sessuale, possiede sempre questo corpicino. Avrò fatto un voto a Padre Pio sul provato la catarrata, magari. E cosa gli è scritto? Oh, ogni 2 o 3 lì che. Cosa gli è scritto a sessuale? E ci ho dovuto scrivere, guarda. Caro dottore sessuologo, mio marito è un maniaco, mi possiede sempre. Perché se è successo si capisce. Poi, lavo i piatti e lui mi possiede. Lavo i vetri e lui mi possiede. Gioco al computer e lui mi possiede. Lavo per terra, qua lo agevolo un pochino. E lui mi possiede. Mi possiede sempre, cosa devo fare? PS, scusi la scrittura tremolante.
che schifo. Gnagnaio, mio marito. Io con mio marito ho i problemi al contrario. Non è che sei la Nancy Brilli, Senti, guarda che a me gli uomini mi stanno tutti dietro, eh? Bene? Perché se si mettono davanti vanno via tutti, guarda. O gli avranno detto il culo alla balena e tutti dietro. La balena! La balena! Pinocchio! Franci, guarda questo gioco, guarda, guarda. Finte, finte, vere. Finte, finte, vere. Stavi dicendo di tuo marito che cosa? Io sono arrivato alle basciute al matrimonio. Eh? Alle basciute. Vergine, come mamma mi ha fatto, come non si capisce che non parlo italiano. Fatela qualche domanda. Perciò la prima notte di nozze mi ha portato in questo albergo, una bellissima carretteria. La carretteria, c'era il mulo, le capre, volevamo fare una cosa romantica. Io mi sono messa coricata nel letto tutta nuda, che stomaco che ci volevo per guardarmi. Poverina. Hai problemi? Hai problemi? Mi sono immaginata la scena, scusami. Lui è arrivato, mi ha guardato con un istinto felino, mi ha dato un bacetto e mi ha detto un bacetto sul boschetto e buonanotte. E si è girato dall'altro lato. Ho detto, dovevamo fare chiamare l'albergo la prima notte di nozze. Però ho detto, ma sarà stanco del trattenimento, il prete ha fatto la predica troppo lunga. Domani sera, la seconda sera, organizzo un'atmosfera software. Un computer. Mi metto coricata nel letto, lui arriva, mi guarda, mi dà un bacetto, mi dice, un bacetto sul boschetto e buonanotte. Ho detto, ieri sera era stanco, ma stasera vuoi vedere che è stato colpito dal virus? C'è il software. Però ho detto, gli do l'ultima chance. Allora la terza sera organizzo un'atmosfera ancora più software. Incensi, lumini, sembravamo il 2 di novembre al cimitero del mio paese. Mi corrico nel letto, lui arriva, mi guarda, mi dà un bacetto e mi dice, un bacetto sul boschetto e buonanotte. Io lo fermo e gli dico, ehi! O pianti il pino o vendo il terreno.